Tiago, capitano. Grazie. Allora, finalmente è arrivata la vittoria che vi ha riportato al primo posto. Era quello che volevate? Sì, era quello che speravamo di fare oggi, no? Con una grande squadra. Primo tempo, secondo me, loro hanno avuto di più opportunità per fare 1-0. Però quando la nostra squadra riusciva a giocare, mettevamo sempre in pericolo a loro. Però secondo me è stata una bella partita. Primo tempo loro hanno giocato un po' di più e secondo tempo abbiamo giocato un po' di più noi. Che messaggio avete dato a questa Ligana oggi? Che messaggio avete dato? Che siete la squadra più forte, che adesso... No, non siamo più forti di nessuno. Stiamo appena facendo il nostro lavoro. Lione ha giocato benissimo fino adesso, no? Sta giocando bene. Però secondo me alla fine era un po' stanco, anche perché hanno giocato un giorno dopo di noi. Però la partita è stata bella fino alla fine. E questi 3 punti non mette in primo in classifica. E adesso è continuare così, perché il campionato francese è un campionato duro, difficile. Qual è la caratteristica di questo Paris Saint-Germain? Tu l'hai visto in questa stagione fin dall'inizio, oggi che siete primi, quale caratteristica è che emerge da questo Paris Saint-Germain oggi? Guarda, è difficile parlare, però da 3 o 4 partite fino adesso, secondo me è la voglia. La voglia è fondamentale per fare un bel lavoro, no? E dopo la partita con Porto, secondo me abbiamo cambiato tanto la idea, anche mentalmente abbiamo cambiato tanto. E secondo me questa voglia ci sta, speriamo di continuare così, perché continuare davanti, secondo me sarà molto più difficile di che arrivare, no? Adesso siamo arrivati, speriamo di continuare facendo bene. Tiago, era una difesa straordinaria dalla tua parte, anche il primo gol viene da un'azione in difesa. Guarda, io lavoro sempre per dare la sicurezza alla mia squadra, no? E oggi, uno contro uno, quando Lisandro ha preso la palla, io avevo dubbio di che cosa fare, perché era in area, aveva anche... era anche ammonito, no? Se faceva rigore lì era pure espulso. Quindi ho pensato bene, ho aspettato fino alla fine cosa faceva lui per decidere cosa facevo io. Quindi è stato felice fino alla fine e la sequenza della giocata è uscito il gol. Senti, in merito di Ancelotti in tutto questo, lui ha detto che siete voi che avete cambiato, lui però ha cambiato squadra, ha cambiato modulo. Quali sono i meriti del mister? Guarda, io ho sempre detto che mister è sempre importante, no? Anche perché ha cambiato il modulo di gioco. Però se tutti i giocatori non vogliono fare quello che dice lui, secondo me non si vince le partite. Però lui è anche un grande allenatore, non ha vinto tutto nella sua carriera così facile, sempre è stato difficile, però adesso speriamo di continuare così, perché è difficile mantenere questo ritmo fino alla fine. Anche perché l'anno prossimo abbiamo anche la Champions, la prima partita dell'anno è della Coppa, e adesso è continuare così, perché è difficile mantenere lì. Grazie mille.